Oggi facciamo qualcosa di diverso. Andrò a filmare, andrò a Pila per fare un video progetto per l'università e così mi godrò gli ultimi giorni aperti del bike park. Vediamo cosa salta fuori. Qui è quasi tutto pronto. Cavalletto, zaino del computer, zaino delle camere, ve lo faccio vedere dopo. Macchina. Poi qui abbiamo borraccia per usare meno plastica possibile. Borsa FT Pro e scarpe 510 da Lee Camp 4, fantastiche in montagna. E poi questa specie di handcam fatta a mano, ve la farò vedere presto. Visto che staremo un paio di giorni, mio papà ha deciso di portarsi la bici, elettrica ovviamente, e penso che si divertirà un mondo. Prima giornata quasi finita, ho incontrato il mio ex compagno di squadra Gianluca Vernassa e abbiamo fatto qualche clip che secondo me è venuta molto bene. E adesso vorrei registrare qualcosa nel pump track sperando di beccare qualche ragazzino e poi stasera tramonto sperando nel tempo e domani un altro giorno. Wow, eccoci qui. Sono tornato da 2 giorni fantastici a Pila in cui ho girato tantissimo, ho filmato davvero tanto. Ho circa 100 giga di girato tra action, normale, panorami, timelapse. Sono davvero tanti e sarà duro a montarli tutti, però non vedo l'ora. Domani caricherò qua sul canale il video action di Gianluca, quindi non perdetevelo. Mentre il video per il progetto per l'università lo caricherò tra qualche settimana. Prima darò l'esame, che spero vada bene, e poi lo caricherò anche qui per voi per farvelo vedere. Vi parlo velocemente di cosa avevo nello zaino e di cosa mi portavo dietro per filmare. Allora, partiamo dalla camera principale. La Sony A7 III, che adesso è montata lì sul cavalletto che mi sta riprendendo, con il Sony 1635 Sony Zeiss F4 stabilizzato, con il microfono Rode appena preso, quindi fatemi sapere nei commenti se l'audio è migliorato oppure no. Poi, secondo obiettivo, questo Sony 85 mm 1.8, fantastico, lo adoro. Mi ero portato dietro anche questi due, il mio cinquantino vintage, è un Zeiss 50 Planar 1.4 e il fisheye della Samyang, però non li ho usati nessuno dei due. Invece ho usato tantissimo il gatto morto per il Rode, che serve per rimuovere il rumore del vento, e questo filtro ND variabile, utilissimo per i video. Poi GoPro, che ho usato semplicemente per fare qualche timelapse, e stabilizzatore in legno fatto a mano, che vedrete presto un video sul canale riguardo alla costruzione di questo, molto utile. Powerbank, accessori vari per GoPro e cavalletto Manfrotto che adesso è lì a sostenere la Sony. Ok, questo piccolo vlog finisce qui, spero vi sia piaciuto, che le riprese siano state interessanti. Non perdetevi i video che stanno per uscire presto qua sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo domani.